più del concetto di arte, sembra a portata di mano, raggiungibile assemblando pochi semplici pensieri. Un significato che all'apparenza non può sfuggire all'architettura delle parole. Ma sono le parole stesse a ribellarsi, a rendere evidente quanto l'idea di arte sia labile, sfuggente, ancorata in realtà all'ambito sociale, ad un codice etico, ad un periodo storico, all'estrosità del singolo. La creatività e l'espressione estetica sono di per sé stesse refrattarie ai recinti e alle costrizioni che una definizione teorica inevitabilmente impone. Ed è probabilmente per questo motivo che non esiste un unico e comune linguaggio artistico in grado di attraversare incolume interi secoli di storia. Nonostante questo, l'arte è forte della propria universalità, di quella ricerca spirituale che la lega al passato, al presente e al futuro, instancabile ispiratrice e consolatrice dell'animo umano, quanto abile interprete delle innovazioni tecniche e dei mutamenti che segnano le varie epoche. Questo processo ha portato a varie commistioni con altre discipline, tra le quali, seppure solo in epoca contemporanea, il design. Quest'ultimo, a detta dei più, non può essere catalogato appieno come una forma d'arte, pur avendo in sé un elemento fortemente distintivo, come la creatività. Ad essa si accompagna infatti ad un pari livello la funzionalità. L'oggetto di design non deve quindi rispecchiare l'espressione di chi lo progetta, bensì l'identità e gli obiettivi di chi lo ha commissionato. Per la maggior parte delle case automobilistiche questo è un assunto fondamentale. Il design deve tramutarsi in una narrazione istantanea che racconti la qualità del prodotto, la sua solidità e il senso di appartenenza alla tradizione e alla storia di un marchio, ma senza rinunciare a dispensare emozioni. La parola passa ora a DS3 Crossback, il SUV compatto della casa francese, che proprio in termini di design e naturalmente di contenuti tecnologici ha il compito di perpetuare l'identità e la storica filosofia costruttiva del marchio DS. Eleganza. È questa la prima sensazione che si ha guardando lo stile scultoreo di DS3 Crossback, il B-SUV di DS Automobile. Forme geometriche ricorrenti e una silhouette imponente e sinuosa delineano un carattere unico ed esclusivo, impreziosito da numerosi dettagli che sottolineano la raffinatezza di DS3 Crossback, come i profili dei vetri invisibili o le maniglie a scomparsa integrate nella carrozzeria, che si rivelano automaticamente solo all'atto di aprire o chiudere le portiere, e permettono di preservare la pulizia del design della fiancata. La firma luminosa del SUV compatto di DS è evidenziata dai proiettori di ultima generazione DS Matrix LED Vision e arricchita dalle luci diurne a LED verticali, che trasmettono modernità, forza e prestazioni insieme al design del cofano a sviluppo orizzontale. La linea del tetto pulita senza antenna completa una vista laterale dinamica, data dalle fiancate movimentate da linee tese e giochi di volumi che confluiscono in un posteriore che esprime potenza e raffinatezza tra le sottili luci collegate dalla firma Crossback e il doppio terminale di scarico simmetrico disponibile sulle motorizzazioni più potenti. Thank you.
L'equilibrio tra la forma, la funzione, la bellezza e la semplicità d'utilizzo non rappresentano solamente un indiscutibile vademecum per la gestione dell'argomento design, ma sono anche i capisaldi sui quali si basa il SUV compatto DS3 Crossback, per queste caratteristiche premiato anche dal mercato. Dopo essere ritornato nell'alveo naturale rappresentato dalle automobili, Garage non vuole comunque rinunciare al tema dell'arte che ha introdotto questa puntata. Per questo motivo non poteva esserci meta migliore che la città eterna, Roma. A muoversi con disinvoltura lungo le strade che testimoniano 3.000 anni di storia e cultura è questa volta il nuovo SUV Peugeot 2008, nella versione GT, vertice della gamma di questo modello. Linee tese che si inseguono per un design distintivo, ricco di personalità. Nuovo 2008, un SUV Peugeot fin dal primo sguardo. La casa del Leone completa la gamma dei suoi apprezzatissimi e premiati sport utility con il debutto di Nuovo 2008, SUV compatto, ideale anche per la città. Un sapiente mix fra tecnologia d'avanguardia, stile distintivo e piacere di guida. La grande novità è che grazie ad una piattaforma di nuova concezione, per la prima volta un SUV Peugeot può accogliere tre diverse motorizzazioni: benzina, diesel o 100% elettrico. Un piccolo miracolo che si traduce in una totale libertà di scelta per il cliente, che non deve più rinunciare a nulla in fatto di stile, abitabilità e capacità di carico. Spettacolari sono gli interni, dominati dall'ultima evoluzione del nuovo Peugeot ai cockpit, ora tridimensionale, dal volante compatto e dal grande touchscreen centrale, attraverso cui gestire le principali funzioni. Elementi che tutti insieme contribuiscono ad aumentare il controllo dell'auto. Nuovo 2008 innova anche in fatto di sicurezza, grazie alla disponibilità di sistemi di assistenza attiva alla guida ADAS, che permettono un livello di guida autonoma di tipo 2, il massimo concesso oggi dalla legge. Non resta che mettere in moto e gustarsi il viaggio, a prescindere dalla motorizzazione scelta, magari prediligendo l'innovativo cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, compagno di viaggio ideale in grado di esaltare le performance del motore e contenere i consumi. Nuovo Peugeot 2008, il SUV di nuova generazione. Mentre il nuovo Peugeot 2008 GT conferma la propria vocazione di rappresentante dei SUV di nuova generazione, Garage ritorna invece ad un'altra tematica già affrontata all'inizio di questa puntata, nello specifico la funzionalità del design. La bellezza di una forma perde in effetti di pregio e valore se non adeguatamente supportata da una efficienza intrinseca. Non è quindi casuale che sia stato questo l'approccio che Opel ha riservato all'ultima generazione di Astra, il cui sviluppo è passato anche attraverso l'adozione di motori in grado di combinare potenza, riduzione dei consumi e una gestione ottimizzata delle emissioni. La nuova Opel Astra è una delle auto più efficienti mai prodotte da Opel. È infatti subito diventata un punto di riferimento per la categoria, merito soprattutto della nuova gamma di motori, così tecnologicamente avanzati da essere già in linea con le normative Euro 6D in tema di riduzione delle emissioni. Opel continua a perseguire la sua strategia con una nuova generazione di motorizzazioni molto efficienti. Tra le unità turbo benzina spiccano il 1200 e il 1400 di cilindrata, con livelli di potenza che vanno da 110 a 145 cavalli. Tra le motorizzazioni diesel invece, il 3 cilindri da 1,5 litri, che genera potenze da 105 a 122 cavalli, e livelli di coppia da 260 a 300 Nm.
Ci sono novità anche dal punto di vista dei cambi. Le unità di ingresso sono abbinate a un nuovo cambio manuale a 6 rapporti. Il nuovo cambio a variazione continua e la trasmissione automatica a 9 velocità, dagli innesti particolarmente fluidi, riducono i consumi e aumentano il comfort. Il dispositivo Start-Stop, che consente di ridurre i consumi, è di serie su tutte le versioni e motorizzazioni. E non è tutto. L'adozione dei nuovi motori, dei nuovi cambi e della nuova aerodinamica ha portato a una riduzione delle emissioni e dei consumi fino al 21%. L'efficienza può essere sinonimo di personalità e forza di carattere? È possibile, ma niente affatto scontato. Non sempre il rispetto dei traguardi prefissati corrisponde ad un ego marcato e ben percepibile. Ma questo non è certo il caso del SUV Citroën C5 Aircross, capace di dare risalto ad una evidente potenzialità tecnologica con un'altrettanto palese dimostrazione di carattere, testimoniata dalle ruote di grandi dimensioni, dall'assetto rialzato da terra, dalle protezioni per il sottoscocca, dai passaruota profilati e dalle barre al tetto. SUV Citroën C5 Aircross ha tutte le caratteristiche di un vero SUV. Ruote di grandi dimensioni, assetto rialzato da terra, protezioni per il sottoscocca, passaruota profilati, barre al tetto e una personalità che esprime potenza e protezione. L'inconfondibile stile Citroën è ben visibile da qualunque lato, a partire dal frontale, ampio e imponente, con i gruppi ottici su più livelli. Nel livello superiore i fari diurni e gli indicatori di direzione collegati agli chevron attraverso un doppio profilo cromato, subito sotto i gruppi ottici principali. Infine i fari fendinebbia sotto alla parte centrale del frontale, rafforzato dalle prese d'aria laterali e animato da inserti colorati che ne sottolineano il carattere. La fiancata potente e fluida è caratterizzata dagli ampi passaruote incorniciati da un profilo a contrasto e dagli airbump, che proteggono la carrozzeria e sottolineano il carattere di C5 Aircross. La parte posteriore del veicolo, ampia e a sviluppo verticale, sottolinea l'abitabilità e la spaziosità del bagagliaio. I gruppi ottici in rilievo, con 4 moduli 3D a LED su ciascun lato del veicolo, creano una firma luminosa inedita, tecnologica e grafica. Un SUV tipicamente Citroën per il suo design, dall'identità espressiva e audace per le linee fluide e protettive e per l'ampia possibilità di personalizzazione. Sono infatti previste 30 differenti combinazioni per la carrozzeria, grazie a 7 tinte, una proposta bicolore con tetto a contrasto black e 3 pack color, oltre a 5 ambienti caldi e luminosi per gli interni. L'arte possiede da sempre la naturale predisposizione di sapere cogliere gli spunti e le prospettive proliferati grazie all'evoluzione sociale e tecnologica. Al mondo dell'automobile spetta invece il compito di dare vita e forma all'evoluzione stessa, immaginando e realizzando orizzonti non sempre visibili a tutti. Questo, per esempio, è quanto accaduto con la mobilità elettrica, dapprima confinate in quel recinto di solito riservato ai progetti dal vago contorno esotico, e poi trasformatasi a grande velocità in una realtà immediata e concreta. A tal proposito, Frank Jordan, oggi a capo del Dipartimento Ingegneristico di Opel, ci racconta come sta procedendo l'elettrificazione dei modelli appartenenti al marchio tedesco. Die Highlights des neuen Content X Hybrid 4 sind eine 59 km elektrische Reichweite, ein voll funktionabler elektrischer Allradantrieb und eine Systemleistung von 300 PS. Der Content X Hybrid ist für praktisch jeden Kunden geeignet. Mit seiner Reichweite von 59 km können praktisch alle täglichen Fahrten zurückgelegt werden. Für Wochenendfahrten und längere Touren ist dann der 200 PS Benzinmotor mit an Bord, sodass uneingeschränkt das Fahrzeug eingesetzt werden kann.
Opels Reise zur Elektrifizierung hat letzten Sommer im Juni begonnen mit dem Verkaufsstart des Corsa Es und des Grandland Hybrids, den wir heute hier vorstellen. Der Grandland Hybrid wird demnächst beim Händler stehen. Im zweiten Quartal folgt der Corsa E. Danach kommen sowohl Zafira als auch Vivaro. Und am Ende des Jahres kommt dann der Mokka-Nachfolger auch als elektrisches Fahrzeug auf den Markt. Dopo avervi raccontato dei progetti di Opel in merito all'elettrificazione della propria gamma, in chiusura di puntata Garage vi accompagna in un'affascinante escursione in Umbria, verso il Trasimeno, noto come il più grande lago del centro Italia. Un'antica leggenda narra che sulle sponde di questo specchio lacustre sbocciò l'amore tra il principe Trasimeno e la ninfa Agilla. Tra le località più suggestive annotiamo il borgo di Castiglione del Lago, arroccato sulla cima di una piccola penisola. L'itinerario è a dir poco suggestivo, connotato da strade panoramiche che addolciscono la vista e rendono allo stesso tempo piacevole la guida. Questa volta in compagnia del SUV Peugeot 3008 nell'allestimento GT Line. Un itinerario al volante del SUV Peugeot 3008 attraverso le bellezze del più grande lago del centro Italia, il Trasimeno. Quarto lago d'Italia per dimensioni, deve il suo nome ad un'antica leggenda, in cui si narra del principe Trasimeno e del suo amore per la ninfa Agilla. Tanti i borghi che circondano il grande specchio d'acqua e dai quali andiamo alla scoperta al volante del SUV Peugeot 3008. Castiglione del Lago, arroccato su una penisola che si affaccia sul lago, dove troviamo il Palazzo della Cornia, con affreschi in stile tardo manierista, e la Rocca del Leone, che si presenta come un pentagono irregolare con cinque torri. Con la nostra 3008 percorriamo la strada che circonda il Trasimeno arrivando a Panicale, altro borgo di pregio, con un centro storico dalla forte impronta medievale. Ripresa la strada, arriviamo a Tuoro sul Trasimeno, dove nel 217 a.C. fu combattuta la storica battaglia fra le truppe cartaginesi di Annibale e i Romani. Da vedere il Campo del Sole, un giardino di scultura contemporanea progettato da Piero Cascella sulle rive del lago e decorato con 28 sculture realizzate da artisti contemporanei. Passignano, invece, si affaccia proprio sulle rive del lago ed è il centro dell'attività balneare del Trasimeno. È qui, infatti, che si trovano le spiagge lacustri più famose, ma anche un importante centro velico. Ultima tappa a San Feliciano, borgo da dove si ammirano spettacolari tramonti, sede della cooperativa dei pescatori e del Museo della Pesca. La nostra 3008 GT Line si avventura poi sulle colline che circondano il grande specchio d'acqua. La guida del SUV del Leone è sempre precisa, comoda e fluida, grazie al Peugeot iCockpit, con volante compatto e strumentazione rialzata rispetto a un'auto normale, unitamente al cambio automatico EAT8, che esalta i 130 cavalli del motore PureTech turbo benzina. Il SUV Peugeot 3008 si distingue per la sua linea fresca, sportiva e innovativa, un frontale aggressivo, ma anche importante. Un'auto slanciata, muscolosa, ma nello stesso tempo elegante e dalla forte presenza. Gli interni sono premium, comodi e tecnologici. Bella la strumentazione digitale che cambia a seconda delle necessità con un tasto sul volante. Originale la sequenza di tasti sulla plancia in stile pianoforte per richiamare tutte le voci del menu touchscreen a centro plancia. Si viaggia molto bene in compagnia e non manca lo spazio per i bagagli, con un vano di carico di 520 litri che può arrivare fino a 1482 litri. Concludiamo il nostro itinerario sul lago Trasimeno
percorrendo una strada sterrata in collina che domina il grande specchio d'acqua. Anche in questo caso la nostra 3008 si adatta perfettamente al fondo, garantendo un'ottima motricità grazie anche al sistema Grip Control. Il panorama che si offre ai nostri occhi è davvero magnifico e la 3008 è un'eccellente compagna di viaggio che ci consente di ammirare dall'alto uno dei più bei scenari del centro Italia. Il viaggio di Garage nelle varie forme dell'arte e del design termina qui, dopo aver dato risalto a percorsi diversi, ma accomunati dalla volontà di crescere, di migliorarsi e di non accontentarsi mai degli obiettivi raggiunti. Ogni successo è solo il trampolino di lancio per quello successivo, per le mete e gli obiettivi che verranno. L'appuntamento con la prossima puntata di Garage è fissato come sempre tra 15 giorni. Stay tuned!